Sia lodato Gesù Cristo. Vorrei anzitutto rivolgere il mio saluto affettuoso agli amici di Roma che ieri hanno riempito in maniera anche imprevista, da che questo tour è stato organizzato per ragioni abbastanza comprensibili solo all'ultimo, ed è uno stile al quale dovremmo abituarci sempre di più. E però ho visto ieri veramente che a Roma c'è il popolo che rimane cattolico, che ha chiaro come stanno le cose, un popolo convinto. Ho ricevuto da loro un'accoglienza molto bella, li saluto con grande affetto e li benedico ancora. Oggi invece mi trovo qui, in questa tappa che non era prevista, ma che con ogni evidenza la provvidenza divina e la Santa Vergine hanno voluto si realizzasse, pure in mezzo agli ostacoli che esso ha comportato. Mi trovo, cioè, in provincia di Reggio Emilia. Vi saluto con affetto quelli che siete qui presenti. È sempre per me un motivo di gioia rivedere i vostri volti, quei volti che vedo nelle circostanze delle mie peregrinazioni sacerdotali in giro per l'Italia, a ridestare nel popolo italiano la fede veramente e autenticamente cattolica. Ed è sempre una gioia rivedere i vostri volti. Ecco. Saluto parimenti anche con affetto Don Enrico. Questa settimana egli ha preso una settimana di congedo da Radio Domina per ragioni personali e familiari. Pertanto direi che anche qui provvidenzialmente coincide il fatto che debba celebrare io con questa settimana che praticamente trascorro in giro per queste tappe d'Italia. Ecco, è sempre tutto previsto dalla Madonna. Saluto a nome mio e a nome di tutto il piccolo resto cattolico della Resistenza Cattolica il carissimo Don Enrico. Ecco, e poi vorrei anche salutare le figliole che sono rimaste a Palermo e che ogni giorno, anche quando io parto, direi soprattutto quando parto, mantengono accesa questa lampada di preghiera, così come la Madonna l'ha ispirata con un'ispirazione veramente molto bella, la preghiera di riparazione alle 3 del pomeriggio. Qualcuno mi ha chiesto: ma così salta la coroncina della Divina Misericordia? Ma no, si può fare subito dopo, ecco, non salta affatto, ma penso sia un appuntamento che deve diventare soprattutto per, diciamo, l'universo femminile di tutte le donne che sono a casa in quell'orario lì, che non lavorano, che si occupano della famiglia, questo collegamento appunto con Radio Domina per questa preghiera di riparazione ogni giorno mezz'ora, come sapete, dalla Cappella Domina Nostra. Oggi qui, 25 febbraio, lunedì di Sessagesima, stiamo celebrando la messa votiva di San Michele Arcangelo. E in questa messa votiva di San Michele Arcangelo io vorrei trarre spunto da una considerazione a riguardo del rapporto tra la verità cattolica che oggi è messa in discussione dall'apostasia dilagante della falsa chiesa bergogliana e San Michele Arcangelo, appunto. Noi tutti sappiamo che non è una figura mitologica, che non è una figura presa a prestito, come dice il Ravasi o come dice la esegesi storico-critica liberale, presa a prestito dalla cultura mesopotamica che adorava dei semidei. San Michele Arcangelo, nel libro del profeta Daniele, come in Apocalisse, compare come un vero e proprio angelo del Signore. E noi sappiamo che è un arcangelo, sappiamo anche, e io sono molto devoto di San Michele Arcangelo per ragioni non così difficili da comprendere, sappiamo anche che lui ha il compito, come leggiamo in Apocalisse 12, capitolo 12, versetto 7, di fronteggiare Satana. Forse noi non abbiamo mai posto a sufficienza attenzione a questo. Quando si scatena lo scontro tra la donna vestita di sole, che è la Madonna, e il dragone infernale, che è Satana, poi la donna si ritira nel deserto, vi ricordate? È Dio che la conduce nel deserto. E allora entra in scena a fronteggiare direttamente il dragone, e proprio lui, Michele, l'Apocalisse lo chiama col suo nome. Ma come mai però il Vangelo di oggi ci propone quello di un bambino, di farsi piccoli come i bambini? Figlioli cari, qui entriamo nel grande mistero della dommatica cattolica. Quando Dio ha creato gli angeli, li ha messi alla prova. Li ha messi alla prova. Dio ci mette seriamente alla prova. Saggia la nostra fede, questo la Bibbia lo dice. Ecco perché l'espressione latina, che noi non ci sogneremo mai di cambiare, come stanno già cambiando tutto, et ne nos inducas in tentazione, assolutamente legittima. Dio ci mette alla prova.
ci saggia in molti modi, non una sola volta. Ricordate Giobbe? Vi ricordate gli ebrei nel deserto? 40 anni. Giobbe, privato di tutto, perché Satana ha da Dio la possibilità di attaccarlo. Vi ricordate Abramo? Dio lo fa attendere a lungo per dargli un figlio e poi glielo chiede in sacrificio. Insomma, con Dio non conviene mai rilassarsi. Questo cattolicesimo che in giro io vedo, lo dicevo ieri sera a Roma, non so se avete seguito la diretta, un po' disturbata, però ce l'abbiamo fatta. Questo cattolicesimo che io vedo in giro così rilassato è preoccupante. Con Dio non ci si rilassa, è sempre lì pronto il Signore a metterti alla prova. Il Siracide dice: figlio, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla prova. Allora, quando Dio ha creato gli angeli, prima o dopo di noi? Prima di noi, prima degli esseri umani. Li ha creati tutti insieme o poco per volta come accade agli esseri umani? Tutti insieme. Né uno in più prima, né uno in più dopo. In un solo istante, Dio, questo ci insegna la dogmatica cattolica, e voi vedete molto bene come per colpa di questa falsa chiesa e di questa stagione post-conciliare, caotica e confusionaria, la gente ha perduto di vista i fondamenti della fede. Dio ha creato gli angeli in una sola volta. Non voglio dilungarmi su questo, voglio solo invece dirvi che in un secondo momento Dio li ha messi alla prova, ha assaggiato la loro fedeltà, si è ritirato, ma prima di farlo ha chiesto che tutti adorassero il mistero dell'incarnazione. Per la prima volta è echeggiato in cielo et verbum caro factum est, il verbo si è fatto carne. Dio Padre ha spiegato, possiamo dire così in termini un po' forse banali, però per capirci, alle schiere angeliche ha spiegato l'incarnazione. E ha chiesto agli angeli di prostrarsi ad adorare questo disegno. Ma Lucifero, che era l'angelo più bello, si è opposto. E Dio si è ritirato proprio nel momento in cui Lucifero ha fatto la sua catechesi. C'è stato un contromagistero luciferino, chi può capisca. Un contromagistero luciferino. E moltissimi angeli, l'Apocalisse dice proprio 2/3 delle stelle sono venute giù, cioè sono gli angeli decaduti che sono divenuti da angeli demoni. L'inferno è stato popolato prima di tutto, non sappiamo da quanti. Quanti ne sono rimasti fedeli a Dio e quanti no, noi non lo sappiamo esattamente. Ma certo, la tradizione cattolica ci insegna che tantissimi angeli suggestionati da questa catechesi suadente, attenti, un magistero assolutamente piacevole, dove Lucifero diceva agli angeli: noi non ci prostreremo, noi non adoreremo questo mistero, dobbiamo autodeterminarci. So se capite. E allora perché si parla nel Vangelo oggi dei bambini, dei piccoli? Perché Michele, che era un angelo piccolo, Lucifero era il più grande, Michele si è alzato. E di fronte all'affronto di Lucifero, che diceva non serviam, non servirò Dio, Michele ha proposto agli angeli la verità. Quis ut Deus, Michael in ebraico, chi come Dio? E lì è accaduto, la tradizione ci dice, ripeto, in forma narrativa questo, poi il mistero dei cieli, il regno dei cieli, non serve, ma questa è la verità, e sono verità di fede, che gli angeli suggestionati da Lucifero lo hanno seguito, ma gli angeli fedeli, diciamo suggestionati dalla catechesi di Michele, che ha invitato gli angeli a servire Dio, lo hanno seguito. Ecco, noi oggi siamo in presenza del piccolo resto, ci siamo Don Enrico e io che ci esponiamo. Quando verranno fuori i sacerdoti? Veramente, io già nel raduno di gennaio a Verona, e poi questo tour così organizzato in poco tempo, ieri a Roma, oggi qui a Reggio Emilia, domani a Verona, dopodomani a Milano, vedo questo popolo che sa che la messa in unione con uno che non è il Papa non ci appartiene. E non stiamo più neanche a discutere perché è inutile farlo, se è valido o non è valido, nel senso se c'è Gesù oppure no, perché noi lo sentiamo questo. Ma in ogni caso, qualora ci fosse ancora Gesù,
non avrebbe ugualmente senso andare, perché la Chiesa insegna che chi sta con gli eretici commette lo stesso peccato degli eretici, quindi non abbiamo via d'uscita, via di scampo. E vedo la gente soffrire per questo. C'è un piccolo Michele che sta andando in giro. Capite? Di fronte a una controcatechesi della falsa Chiesa, c'è un piccolo Michele che sta venendo fuori. Don Enrico è San Gabriele, magari. Non lo so. Però piano piano noi dobbiamo pregare, soffrendo, che i sacerdoti vengano fuori. Che vengano fuori i sacerdoti. Qui si tratta di ritornare ad una costituzione di tipo apostolico, è tutto azzerato, che vengano fuori, che stiano con noi. La gioia di portare al popolo eletto di Dio, che vuole rimanere cattolico, la messa come sacrificio di Cristo. Allora preghiamo, nella sofferenza di questi preti con fratelli che non vengono fuori e trovano mille pretesti, e soffriamo perché questo venir fuori aiuti poi il popolo di Dio. Ecco, come Michele, chi è come Dio, ha detto, e gli angeli che magari erano lì per lì, alcuni anche un po' incerti, hanno riconosciuto la verità di fede. Dio è l'unico. Ecco, noi oggi siamo in presenza di una falsa Chiesa capeggiata da un falso Papa, e questa falsa Chiesa non è il corpo mistico di Cristo, non potrebbe mai esserlo. Cosa noi, nonostante dovremmo decidere di starcene a casa, che cosa noi possiamo continuare ad avere in comune con questa falsa Chiesa? Non fosse altro che c'è gente che soffre. Mi ha colpito il commento di una fedele che dice: Don Minutella, non lo so se ha ragione, però devo dire che io ho deciso di andare più a messa, perché quando vedo e vado è una pena nella mia parrocchia incalcolabile. Si parla solo di immigrati, la messa è diventata uno show, Bergoglio è idolatrato, la Madonna non esiste più, non ci si mette più in ginocchio. Quella non è più la Chiesa cattolica, non è più l'atmosfera cattolica. La chiamino come vogliono, capite? A noi questo neanche importa, facciano la strada che vogliono e nessuno ci venga addosso. Noi abbiamo deciso, perché questa violenza sopra di noi? Perché? Avete notato quale violenza addosso ha sottoscritto? Sanno solo dire che io odio Bergoglio, che io odio, le piglio, sono scomunicato, sono perseguitato, so io come vivo e sono io che le piglio, eppure odio, quale odio? A noi non importa, noi abbiamo deciso di rimanercene cattolici, non possiamo più stare con chi ha rinnegato Gesù Cristo, figlio di Dio. Come quando Michele ha detto qui sut Deus, gli angeli hanno detto: ma noi non possiamo stare con Lucifero. E certo in quel momento non sarà stato facile per gli angeli, come in questo momento non è facile in questo momento di impostura luciferina per noi, ma noi non possiamo stare con chi parla della Madonna come donna comune che non è nata santa, con chi dice che Gesù faceva lo scemo ed era un po' sporco. Non possiamo stare con chi in 6 anni di pseudo pontificato di magistero ha trascurato del tutto il tema eucaristico ed è unicamente l'assillo degli immigrati. Non possiamo stare con chi ha trasformato la Chiesa cattolica in una succursale dell'ordine, del nuovo ordine mondiale, e ha venduto la Chiesa ai poteri forti della massoneria. Non possiamo stare con loro, non possiamo e non dobbiamo. La nostra strada è un'altra. Se te, prima di imboccarla, cominci a chiederti: ma ci sono le spine? Ma c'è il martirio? Ma c'è la persecuzione? Te non sei più neanche come quegli angeli che seguivano Michele, perché è il tempo della prova. Non chiederti, possiamo stare. Quella è la sinagoga di Satana. Ecco, non possiamo, non possumus, non possumus, semplicemente questo, un oltraggio continuo ai fondamenti dell'identità cattolica, soprattutto i due pilastri fondamentali, l'Eucaristia boicottata del tutto e la Madonna invece palesemente presa di mira. Dove sono i sacerdoti che dicono qui sut Deus? Hanno le ali tarpate, da cosa? Non voglio dirlo da cosa, ma preghiamo. Michele ha sofferto per venire fuori,
ma lo ha fatto perché amava Dio. Io soffro nell'essere venuto fuori, ma l'ho fatto e lo faccio e non mi fermerò, perché ci hanno provato in tutti i modi, come sapete. Mi hanno denigrato in TV senza possibilità di replica. In uno Stato democratico, in una televisione pubblica, non ho mai visto questo. Essere trattato come un criminale senza la possibilità che io potessi intervenire a difendermi. Chi ha voluto veramente questo? Chi soffia sul fuoco dell'odio verso Don Minuto? Ma io questo, per amore di Cristo, per amore delle anime, ecco, per amore della Chiesa, per amore della Chiesa, come San Michele, io grido la verità. Poi, certo, San Michele ha visto subito gli angeli fedeli andargli attorno, e qui il mio dolore, e spero sopravviverci, di vedere che i sacerdoti non vengono fuori, anche quelli buoni, che dicono celebro di nascosto l'unione con Papa Benedetto, perché in effetti lui non è il Papa Bergoglio, perché è eretico, però non vengono fuori. Cosa li trattiene? Se non verranno fuori, Satana con la zappa li schiaccia come la lumaca dentro il guscio. Capite? È una pena vedere questo, come gli angeli decaduti. Non so se il discorso oggi è stato chiaro, eh? La voce si è alzata. Il contromagistero bergogliano ha incontrato una sola voce fin qui, chiara e decisa. Tutto deve essere chiaro e deciso. Non è che Michele ha detto qui sut Deus e poi quando gli hanno chiesto ma parlavi di Lucifero, ha detto no, ma Lucifero non è eretico, sono i suoi collaboratori, per dirne una. Non fidatevi di chi fa questo, che scambiano la Chiesa per un'agenzia statale, per una realtà diplomatica. La Chiesa è corpo di Cristo e noi non possiamo star zitti di fronte a questa aggressione. E se anche dovessimo rimanere soli, non importa, figlioli cari. Io so per certo che la Madonna vincerà, che l'ultima parola non appartiene né a Bergoglio né al successore che è già designato, né alla messiscena del prossimo conclave, né a questi papi che si dimettono e se ne vanno, ma la vittoria appartiene alla Madonna, l'ha detto. Alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.